La parola al dottor Deliberato, che ci parlerà della zanzara tigre, Aedes albopictus, biologia, rilevanza, controllo e quindi di quello che è il vettore, di cui, dobbiamo parlare, quando introduciamo le arbovirosi. Sì, grazie. Buonasera. Appunto, io mi occupo di entomologia sanitaria all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. L'Istituto Zooprofilattico è un istituto che fondamentalmente si occupa di sanità animale, però come entomologi, soprattutto dal 2017, da quando c'è stata l'epidemia di chikungunya ad Anzio e poi a Roma, ormai collaboriamo anche con la componente umana, con le ASL, ormai siamo assolutamente coinvolti in pieno. E oggi appunto vi volevo parlare della zanzara tigre perché senza di lei, non ci potrebbero essere i famosi casi autoctoni di dengue, chikungunya. È proprio la protagonista assoluta dal punto di vista, diciamo, della trasmissione di queste malattie. Purtroppo, avendocela, abbiamo il rischio che si verifichino diciamo, dei focolai autoctoni. Siamo qui fondamentalmente anche per quello che è successo l'altro anno, come ha detto la dottoressa Morelli, quindi per questa epidemia di dengue a Roma, che fortunatamente ha riguardato un numero abbastanza, diciamo, limitato di persone, e ovviamente la dengue, così come chikungunya, come zika, come febbre gialla, si può trasmettere solo attraverso la puntura di una zanzara. Una zanzara che deve aver precedentemente punto una persona infetta. Le zanzare non nascono con la dengue, non nascono con chikungunya, e all'interno del vettore il virus compie una serie di replicazioni fino poi ad arrivare alle ghiandole salivari. Perché quando una zanzara ci punge, oltre a assumere, immette anche la sua saliva, okay? E in quel momento inocula un eventuale agente patogeno. Non tutte le zanzare trasmettono tutto, qui il focus è fondamentalmente su dengue, chikungunya. Ebbene, le zanzare che vettori di questi virus sono fondamentalmente quelle del genere Aedes, e le due più importanti sono Aedes aegypti, perché è il principale vettore nella fascia intertropicale di tutte queste malattie: dengue, chikungunya, zika, febbre gialla. Aedes albopictus, perché pur essendo meno brava di Aedes aegypti a trasmettere questi virus, purtroppo fa parte ormai dal 1990 della nostra entomofauna. E quindi parlerò un po' di queste due zanzare fondamentalmente. Allora, questa è la distribuzione, diciamo, mondiale, della dengue, cioè dove la dengue è fondamentalmente endemica, vedete un po' tutta quanta la fascia intertropicale, e questa è la distribuzione di Aedes aegypti. Come potete vedere, c'è una sovrapposizione quasi perfetta, cioè ovunque c'è la dengue c'è anche Aedes aegypti e più o meno viceversa. Però da una decina d'anni a questa parte hanno cominciato a verificarsi piccole epidemie, focolai, non so qual è il termine più corretto dal punto di vista medico, di circolazione di dengue e di chikungunya anche in zone, fondamentalmente vedete l'Europa, in cui Aedes aegypti non è presente. Perché purtroppo è vero che Aedes aegypti è il vettore principale e tecnicamente si dice più competente, cioè vuol dire più abile nel trasmettere questi virus, ma anche la zanzara tigre, Aedes albopictus, è in grado di trasmetterli. E vedete il viaggio che ha fatto negli ultimi 50 anni Aedes albopictus a causa del trasporto accidentale da parte nostra. Aedes albopictus è originaria, la zanzara tigre, di questa zona geografica. Negli anni 80 è arrivata nel continente americano, e di rimbalzo dal continente americano negli anni 90 è arrivata in Europa, cioè precisamente a Genova. Siamo stati noi, diciamo, fra i primi ad avere in Europa Aedes albopictus, e in pochissimi anni si è diffusa. Ormai in Italia è omnipresente, la zanzara tigre è presente in praticamente tutti i centri urbani al di sotto dei 900 metri di quota. Quindi si è trovata benissimo. E vedremo perché. E il fattore fondamentale del successo della zanzara tigre e di alcune sue cugine è il fatto che è in grado di produrre delle uova resistentissime all'essiccamento e al freddo. Vedete, uova di zanzara tigre possono rimanere in attesa di condizioni favorevoli fino a un anno. La sua cugina Aedes vexans, che è il vettore della Rift Valley Disease in Africa, ha delle uova, depone delle uova che possono rimanere in attesa di condizioni favorevoli fino a 5 anni. Okay? Quindi hanno un potenziale biologico assolutamente devastante. Aedes aegypti,
fortunatamente non depone queste uova in grado di resistere a lungo. Aedes aegypti, guardate, questi sono tutti siti in cui storicamente è stata segnalata Aedes aegypti in Italia, molte città portuali, no? Perché ovviamente arrivano con le navi, arrivano con i carichi, e tra l'altro molto spesso in questi stessi posti ci sono state epidemie di febbre gialla che sono durate per una stagione. Fortunatamente però, dato che Aedes aegypti non è in grado di deporre uova resistenti, con l'arrivare dell'inverno la sua popolazione veniva naturalmente, diciamo, eliminata. Quindi è vero che Aedes aegypti è più pericolosa come vettore, però fortunatamente, essendo noi un paese temperato, cioè un paese in cui c'è un inverno freddo, al momento il rischio che Aedes aegypti possa attecchire come ha fatto la zanzara tigre, diciamo, non sembrerebbe esistere. Questo è il ciclo biologico delle zanzare e volevo solamente puntualizzare due punti. La zanzara ha bisogno di un passo di sangue, la femmina di zanzara ha bisogno di un passo di sangue per produrre le uova. Solo la femmina è ematofaga, solo la femmina si nutre di sangue, il maschio si nutre di nettare, di liquidi zuccherini, quindi passo di sangue, deposizione delle uova. E poi so che dico una cosa che sembra scontata, ma ancora mi rendo conto che non è a tutti chiaro: le larve di zanzara vivono in acqua, cioè non sull'erba umida, non nel fango, in acqua. Perché ci possano essere larve di zanzara ci vuole una raccolta d'acqua. E adesso, parlando della zanzara tigre, vediamo che tipi di raccolte d'acqua, di che tipi ha bisogno. Abbiamo detto solo le femmine sono ematofaghe, io posso tranquillamente tenere il laboratorio delle zanzare e farle vivere per mesi dandogli acqua e zucchero. Se non fanno il passo di sangue non potranno mai fare le uova, non potranno mai ovideporre, ok? Questa è una larva di zanzara, abbiamo detto, quindi organismo acquatico, completamente diverso da un adulto, fa tutto un altro mestiere, vive in acqua, ha delle spazzole intorno alla bocca con cui crea una corrente d'acqua e si nutre di sedimento, sostanza organica, diciamo, in sospensione nell'acqua. La cosa interessante è che in realtà lei respira aria subaerea perché ha una sorta di boccaglio, un sifone, per cui quando voi arrivate su un focolaio larvale mediamente le vedete, sembrano appese al pelo dell'acqua, hanno questo sifone con cui devono bucare il pelo dell'acqua per respirare. Se si mettono paura perché voi proiettate l'ombra sull'acqua, vanno a fondo, ma dopo poco le vedete che tornano a galla perché devono necessariamente respirare aria, ossigeno subaereo. Altra cosa importantissima che non tutti sanno: una zanzara non è come noi, una zanzara non mangia tre volte al giorno. Una zanzara, una volta che ha effettuato un passo di sangue, quindi appunto, va a cercare un posto tranquillo per digerire il sangue e produrre le uova, poi andrà a cercare un posto ovviamente per ovideporre. Solo dopo l'ovideposizione cercherà un nuovo passo di sangue. E questa fase qui, che si chiama ciclo gonotrofico, non è che dura ore, dura alcuni giorni, ok? Ovviamente è temperatura dipendente, a 20 gradi durerà 15 giorni, a 28 gradi durerà 5 giorni, però questo per dire che una zanzara fa un passo di sangue mediamente in piena estate una volta ogni 4-5 giorni, ok? Lei è appunto la nostra protagonista, Aedes albopictus. Al di là del fatto che è, insomma, sicuramente un problema per noi, vi volevo anche far vedere quanto è bella, perché insomma, vista a microscopio è veramente molto bella, è nera con queste linee bianche, insomma, a me piace anche dal punto di vista estetico. Vedete, altra cosa molto importante: non dovete pensare che una zanzara viva anni, viva mesi. Una zanzara, e parliamo dell'adulto, ok, dell'insetto adulto ormai, una zanzara tigre in estate, se vive 20 giorni, è stata molto fortunata. Abbiamo detto che fa un passo di sangue ogni 4-5 giorni, quindi in tutta la sua vita farà 3-4 passi di sangue. È diurna, mediamente vola bassa. Questo vi volevo solamente così far notare: c'è ancora gente che va in giro dicendo che per combattere la zanzara tigre dobbiamo favorire i pipistrelli. Quindi è diurna, vola bassa, e noi quando camminiamo a Via del Corso abbiamo i pipistrelli che ci volano in mezzo alle gambe a caccia di zanzara tigre. Pipistrelli e zanzara tigre non si incontrano proprio, ecco, eppure c'è ancora gente. I pipistrelli sono bellissimi, vanno protetti, ma non hanno nulla a che vedere con la zanzara tigre. È una zanzara sicuramente antropofila,
e quindi gli piace pungere le persone, ma si nutre anche su altri animali. Entra per pungerci, ma mediamente esce per andare a effettuare il ciclo gonotrofico. Tutte queste cose di biologia delle zanzare non sono solo biologia pura, hanno una ricaduta immediata sul controllo, no? Noi abbiamo combattuto la malaria, il vettore l'Anopheles, che rimane nella casa a digerire spruzzando insetticidi dentro le abitazioni. Spruzzando insetticidi dentro le abitazioni, la zanzara tigre non la colpiremmo, perché lei ci punge, ma poi esce. Okay? Quindi per dirvi che gli studi sono fatti, hanno sempre poi anche insomma, una ricaduta applicativa. Cosa fondamentale, e lo vedremo anche fra poco, tutte le zanzare tigre adulte in inverno muoiono, perché abbiamo detto prima, no? Il segreto del suo successo è l'uovo, e questo uovo così resistente al freddo e al secco. Lo stadio di svernamento è l'uovo, ok? In inverno non ci sono zanzare tigre, in giro ci sono le uova, adesso vedremo dove. La zanzara tigre dove depone le uova? Allora, nei suoi paesi di origine era una specie di foresta. Qui da noi usa solo piccole raccolte d'acqua artificiali. Ok? Quindi esattamente il secchio, l'annaffiatoio che noi lasciamo in terrazzo con 2 centimetri d'acqua. E lei non depone le uova sull'acqua come fa la zanzara comune Culex pipiens, ma depone le uova qua, attaccate al bordo del contenitore, pochi millimetri sopra il pelo dell'acqua. E abbiamo detto che queste uova possono rimanere anche un anno in attesa delle condizioni favorevoli per sviluppare. Che cosa deve succedere perché possa sviluppare? Si deve alzare il livello dell'acqua perché le uova devono essere immerse. Quindi lei depone appena sopra il pelo dell'acqua, è necessario un innalzamento del livello dell'acqua perché le uova devono essere immerse, a quel punto schiudono e escono fuori le larve. L'innalzamento del livello dell'acqua può essere legato alla pioggia, ma spessissimo è legato alle nostre attività. Noi che annaffiamo, noi che laviamo una macchina, attività industriali. L'altro anno è stata un'estate estremamente arida. Culex pipiens, la zanzara comune, è entrata molto in crisi perché i suoi focolai larvali, che sono più naturali, si sono seccati. La zanzara tigre non è stata assolutamente toccata da questa estate arida perché siamo noi che gli forniamo l'acqua, ok? E in generale siamo noi che inavvertitamente gli garantiamo tutte le condizioni assolutamente perfette per proliferare, perché la zanzara tigre può veramente può usare come focolaio larvale veramente ogni minima raccolta d'acqua. Io ho l'esempio che porto sempre, la ASL di Frosinone ci ha contattato perché nei suoi uffici non riuscivano più a lavorare l'enorme quantità di zanzara tigre che avevano. Siamo andati a fare un sopralluogo. Ebbene, avevano fatto la colata di cemento di un muretto in cui avevano lasciato tipicamente i buchi in cui poi dovevano piantare i pali di una grata. Peccato che la grata non era mai stata messa e in questi buchi di 10 centimetri di diametro c'era l'acqua e c'era una quantità di larve mostruosa. Quindi la zanzara tigre può stare dappertutto. E nel 99% dei casi sta a casa vostra, nel vostro condominio, ok? Quindi non è una zanzara da palude, non è una zanzara da ambiente naturale, è una zanzara da condominio ed è su suolo pubblico, fondamentalmente le larve stanno nei tombini. I tombini sono i maggiori produttori su suolo pubblico di zanzare tigre. E da noi è una specie fondamentalmente urbana. Quindi è difficilissimo trovare zanzara tigre in ambiente rurale. Noi andavamo a fare i campionamenti per la West Nile, virus trasmesso da Culex pipiens, quindi in ambiente naturale al Parco del Circeo, e non la trovavamo. 10 metri dentro Sabaudia compariva la zanzara tigre, quindi solo e esclusivamente in ambiente urbano. Perché, allora, la zanzara tigre è una bestia che ha un potenziale biologico assolutamente è ammirevole, perché più uno la studia, più a un certo punto prova ammirazione nei suoi confronti, perché appunto ha queste uova. Allora, perché ho messo la foto dei copertoni usati, di questi copertoni? Perché sono proprio i copertoni usati con cui è stata introdotta in Italia nel 1990. Un copertone è un oggetto che, come lo si mette, può raccogliere acqua. La zanzara tigre faceva le uova al margine di questa raccolta. Se poi quell'acqua si seccava, abbiamo detto che le uova possono rimanere un anno vitali in attesa di essere immerse. Questi copertoni sono stati portati con le uova dagli Stati Uniti a Genova, saranno stati sbattuti da qualche parte all'aperto, ha piovuto ed ecco qui che adesso noi abbiamo la zanzara tigre. Cosa succede
all'avvicinarsi dell'inverno, sia per l'abbassamento delle temperature che per l'accorciamento del giorno, le femmine cominciano a deporre delle uova che schiudono normalmente appena vengono sommerse, altre uova che non schiuderanno fino alla primavera successiva, sono quelle che sono responsabili di fargli passare l'inverno. Poi, mano a mano che si avvicina l'inverno, cominceranno a deporre sempre più uova resistenti e meno uova che schiudono, diciamo, nell'immediato. Cos'è successo l'altro anno a Roma? Io qui ovviamente faccio solo un accenno per darvi il mio punto di vista dell'entomologo che ho lavorato su quello che è successo l'altro anno a Roma. L'altro anno, prima segnalazione dopo metà agosto, circolazione autoctona di dengue a Roma, ok? 45 casi accertati. Ovviamente da Piano Nazionale Arbovirosi si sono attivate delle attività di monitoraggio e noi siamo andati insieme ai colleghi dell'ISS, insieme alle ASL, a fare i sopralluoghi presso più o meno tutte le abitazioni e i luoghi di lavoro delle persone positive e andavamo a catturare zanzare, ok? Quindi si fa una sorveglianza con cattura diretta di zanzare, posizionamento di trappole, ricerca del virus nelle zanzare. Questa è la trappola più utilizzata per catturare la zanzara tigre, si chiama BG Sentinel, è una trappola che attira le zanzare con una pasticca odorosa che fondamentalmente è un concentrato di odore di ascelle e di piedi, cioè non è proprio odorosa, è una pasticca fortemente maleodorante, e poi le aspira all'interno di un sacchetto. E poi facevamo anche lo human landing, cioè a dire ci facevamo attaccare dalle zanzare e le aspiravamo, dato che c'era un virus che stava circolando, cercando ovviamente di non farci pungere, di prenderle prima di essere punti, avevamo la tuta, diciamo, normalmente quando non c'è un virus che circola ci si fa pungere e le si aspira mentre ti pungono, perché è più facile. E questo è servito per intanto andare a cercare il virus nelle zanzare, poi per monitorare l'andamento della popolazione delle zanzare stesse e anche per valutare i trattamenti che faceva il comune. Andavamo a vedere dopo i trattamenti fatti dal comune com'era la situazione. E effettivamente insieme ai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo trovato in PCR il virus in tre pool di zanzare, ovviamente non vanno testate singolarmente, sarebbe troppo oneroso, troppo costoso, semplicemente la singola cattura viene unita le zanzare tutte insieme e in PCR si cerca il virus, e quindi abbiamo confermato che lo sapevamo già, ma comunque essendo la prima volta che circolava la dengue abbiamo voluto confermare che era lei che stava facendo circolare la dengue. Quindi la nostra zanzara tigre, il nostro ceppo è competente, come si dice tecnicamente, per la dengue. Bisogna dire che 45 casi in una città come Roma, anche ammesso fossero stati 400, sicuramente implicavano una competenza non particolarmente elevata, cioè probabilmente la nostra zanzara tigre era in grado di far circolare il virus ma non era così tanto brava, fortunatamente per noi, anche perché vi dico che il primo caso è stato segnalato più o meno in questo periodo dell'anno ed era esattamente quando poi abbiamo il picco di zanzara tigre a Roma. Il picco di zanzara tigre a Roma è tra fine agosto e inizio settembre, perché che succede a fine agosto? Le piogge tardo estive, le piogge tardo estive che riempiono i focolai larvali e una settimana dopo c'è il picco della zanzara tigre. Il Piano Nazionale Arbovirosi prevede trattamenti adulticidi in un raggio di 200 metri da abitazioni e purtroppo, essendo una zanzara diurna, anche luoghi di lavoro, non si può prendere in considerazione solo l'abitazione, perché se una persona non stava molto male, è andata al lavoro, noi ci è capitato, bisogna trattare anche vicino al luogo di lavoro. Una cosa molto importante che volevo segnalarvi è questa: noi andavamo a fare i sopralluoghi a casa di queste persone e spesso facendo lo human landing, questo è un caso reale, questa è via Fusco a Balduina, non so se qualcuno di voi conosce, questa è via Fusco, questa è casa di una persona che aveva la dengue, sulla strada era appena passato il comune, non volava una zanzara, appena siamo entrati qui dentro siamo stati attaccati da un quantitativo di zanzare assolutamente mostruoso. Cioè l'altro anno si è evidenziato il grosso problema del trattamento su suolo privato. Okay, il comune può trattare solo sul suolo pubblico, cioè fondamentalmente lungo le strade, non può entrare nel cortile, non può entrare nel comprensorio, e lì c'era un quantitativo enorme di zanzare, quindi questo è un problema che andrà sicuramente affrontato. Ci vuole uno strumento normativo che consenta al comune o a chi per lui di entrare anche sul suolo privato. Cos'è successo poi? È successo che noi siamo fortunati perché siamo un paese temperato, quindi come vi ho detto prima, in inverno, ecco qua, vedete l'andamento della popolazione della zanzara tigre, a novembre è andato giù a picco, abbiamo detto che rimangono solo le uova e quindi
la circolazione si è interrotta. Siamo fortunati perché non c'è trasmissione verticale dalla femmina alle uova e quindi fortunatamente il virus fondamentalmente si è estinto. Ci fosse stata trasmissione verticale, cioè se la zanzara tigre fosse stata in grado, come fanno le zecche per esempio con la Lyme, okay, di trasmettere il patogeno alla progenie, avremmo la dengue endemica. Okay? Quindi questo è importantissimo. E quindi questa è la differenza fondamentale con i paesi tropicali dove le zanzare sono presenti tutto l'anno. E qui ho messo una nostra previsione, un modello, questo si riferisce al ventennio 2061-2080, se il global warming andrà avanti di questo passo, potrebbe succedere che prima o poi la zanzara tigre riesca ad essere attiva anche in inverno e a quel punto, se arriva la dengue, ce la teniamo. Una velocissima flash sui trattamenti, perché appunto la dottoressa Morelli mi ha chiesto di parlare anche un po' di come si devono combattere le zanzare. Abbiamo detto adulti e larve, ambienti completamente diversi, e quindi ho la possibilità di combattere gli adulti, trattamenti adulticidi, e combattere le larve, trattamenti larvicidi. Gli adulticidi sarebbero assolutamente da non utilizzare, cioè questa cosa che vedete, il macchinario che passa e che spruzza insetticida, è un qualcosa che dovremmo, speriamo, prima o poi non vedere più, perché gli adulticidi sono tossici, sono molto, anche se vi dicono che sono di derivazione naturale, sono molto tossici per esempio per gli organismi acquatici, ma guardate questo dato, se io faccio un trattamento adulticida fatto bene, io riduco la popolazione delle zanzare per 48 ore, quindi anche dal punto di vista economico è come prendere i soldi e strapparli e buttarli nel secchio, okay? Inoltre è il modo migliore per selezionare delle zanzare resistenti. Noi stiamo facendo in questo momento come zooprofilattico uno studio e stiamo trovando tantissima Aedes albopictus resistente, e quindi non andrebbero assolutamente mai utilizzati come interventi rutinari. Gli adulticidi vanno utilizzati se succede qualcosa come quello dell'altro anno, c'è un'epidemia di malattia trasmessa da zanzare, io ho delle zanzare col virus in giro, io le devo ammazzare. Ok, quindi l'adulticida è un qualcosa che va conservato solo in caso di circolazione di virus trasmesso da o virus o altro patogeno. Ok, cos'è che va fatto? Va fatto prima di tutto igiene urbana. Ora non tenete conto di questa diapositiva, di questa parte qui, perché in effetti questo è un canale, vi ho detto che qui larve di zanzara tigre non ce ne sono, però igiene urbana cosa vuol dire? Igiene urbana vuol dire eliminare queste situazioni, fare delle ordinanze che obblighino il privato a gestire queste situazioni. Io vicino a casa mia ho un gommista che tiene una catasta di gomme all'aperto assolutamente scoperta, ok? Quindi questa è la prima forma di lotta. L'altra lotta è l'informazione alla cittadinanza. Questa è Anzio 2017, un quartiere che si chiama Cincinnato, a nord di Anzio. Epidemia di, perché qualcuno ride perché lei dice ok. Epidemia di chikungunya. Andiamo a fare il sopralluogo. Da Cincinnato se ne erano andati tutti, poi A perché erano finite le vacanze e B perché girava sta malattia, quindi Cincinnato era deserta, tutte villette chiuse. Noi abbiamo trovato un unico focolaio larvale a cui la ditta è potuta accedere perché era sulla strada, tutti gli altri focolai larvali erano all'interno dei giardini. Okay. Siamo noi che alleviamo la zanzara tigre, quindi l'unico modo per combatterla da questo punto di vista fondamentale, uno dei pilastri della lotta alla zanzara tigre, è l'informazione alla cittadinanza, cioè far capire alle persone che involontariamente nel cortile, nel giardino, nel terrazzo stanno allevando. Io, guardate, ho fatto vedere le larve di zanzara a un sacco di gente mi ha detto, ah, io pensavo fossero girini, moltissime persone, sono convinte che sono girini. Ok, ho finito, l'ultima diapositiva, abbiamo detto che in tempi di pace, quindi se non sta circolando un agente patogeno, la lotta alle zanzare si deve basare esclusivamente sui larvicidi, perché hanno un effetto molto più duraturo, perché vado proprio a cercarle nei pochi focolai larvali e uccido le larve. C'è la possibilità di usare trattamenti di tipo biologico assolutamente sicuro per gli altri organismi. Guardate, questo Bacillus thuringiensis è un batterio che colpisce praticamente solo le larve di zanzara. Ah, io lo posso anche far dare a mia figlia, perché la pasticca di Bacillus, se mia figlia se la ingoia, non gli fa assolutamente nulla. Okay. Online se ne trova tonnellate, assolutamente, sì, assolutamente.
È una pasticca, questo qua, guarda, una pasticca che si mette nel tombino, allora, fondamentalmente, vedete, la cosa fondamentale è che vanno rimosse le raccolte d'acqua rimovibili, ok? Non è che mi metto a trattare l'annaffiatoio lo rovescio, ok? Quelle non rimovibili, quindi tombini e cose del genere, si trattano con i larvicidi. Vi ho detto prima che le larve di zanzara sono appese al pelo dell'acqua con il sifone che emerge perché devono respirare. Adesso esistono anche dei film, delle pasticche che si dissolvono e formano un film siliconico sull'acqua che loro non riescono a bucare e muoiono soffocate. Quindi i larvicidi ce ne sono di moltissimi tipi, alcuni utilizzabili anche dal privato, ed è quello che deve essere utilizzato per combattere la zanzara. E io ho finito, vi ringrazio. Questa diapositiva è per ricordarvi che è antipatica, però fa un mestiere pericolosissimo comunque, perché vi vorrei vedere a voi avvicinarvi a un gigante enorme, perché gli dovete, ma poverina anche lei, insomma, fa... Domanda grazie, Tonino, scusa, il microfono, perché... no, è la domanda, no, ma non ti sento, sono combattute dai regali, allora i Allora, per chi ha magari una fontana, un piccolo un laghetto ornamentale, più che le rane, la cosa migliore sono i banalissimi pesci rossi. I pesci rossi mangiano le larve proprio, e se ci sono i pesci rossi non ci sono larve di zanzara. Assolutamente, la cosa migliore è molto più... Le rane anche le mangiano, ma i pesci rossi sono molto più accurati. Il motivo per cui avevo messo quella foto del canale tutto pulito con le sponde... è ovviamente in un laghettino ornamentale, però è importante che la vegetazione venga tenuta, diciamo, a bada, perché se invece è strapieno di vegetazione le larve riescono a nascondersi in posti in cui i pesci non riescono a andare. Però i pesci rossi sono assolutamente efficaci. Mi ero dimenticato di dirlo, grazie per la domanda. Prego. La gambusia. La gambusia è stata l'agropontino. Sì, la gambusia è stata introdotta per la lotta antimalarica, cioè. L'ho messa apposta, cioè, quei pesci. Però c'è la donna di servizio che è data a mangiare ai pesci tutti i giorni. Allora io ho detto, per tutta l'estate non diamo più da mangiare ai pesci. Così si mangiano le larve. Guardi, è saggio questo? Sì, è saggio, ma la gambusia è assolutamente voracissima, quindi penso che mangerebbe assolutamente. Poi la gambusia è proprio specifica. Se non do da mangiare, se non faccio dare da mangiare a questi pesci, assolutamente è meglio d'estate. Sì, forse sì. Giusto? Forse sì, sì. Va bene, abbiamo trovato la soluzione, ho trovato la giustificazione. Allora, grazie, e soprattutto perché veramente secondo me la tua relazione ci ha dato anche tanti spunti, perché come medici di medicina generale sicuramente possiamo avere un ruolo anche nell'educazione dei nostri pazienti. Assolutamente. Non so, penso magari nel momento in cui andiamo a fare una visita domiciliare, magari può capitare anche di vedere qualche raccolta, qualcosa, anche, quindi sensibilizzare. Ma anche sicuramente voi siete sicuramente diciamo dei nuclei in cui, mettendo per esempio dei dépliant come quello che vi ho fatto vedere, che noi abbiamo prodotto insieme alle AS di Roma, mettendoli a disposizione delle persone, è talmente banale fare alcune cose, perché la gente non lo sa, che sicuramente potreste essere fondamentali nella diffusione delle informazioni alla gente, alla cittadinanza. Assolutamente. Possiamo pensare, per esempio, anche perché anche io avevo l'idea sbagliata che i trattamenti antizanzare, adesso capisco perché effettivamente dopo uno o due giorni c'ho di nuovo le... Assolutamente, gli adulticidi sono fallimentari. Perché continuamo a fare questi trattamenti? Perché questa è... Perché è una cultura difficile da scardinare, perché le ditte di disinfestazione ci guadagnano molto di più e quindi tendono a dire no, ma io faccio il trattamento, e magari sia il privato, sia magari io penso anche ai comuni che devono fare i contratti, no? Se la persona del comune che deve fare il contratto non ha queste informazioni, poverino, non è in grado di dire no, non vogliamo i trattamenti adulticidi. Allora, e per darvi un'idea, in Regione Toscana dal 2022 la Regione Toscana ha emanato una circolare che vieta i trattamenti adulticidi.
vieta il trattamento d'otticida, deve essere autorizzato dalla ASL. Okay. Quindi i comuni non possono più assolutamente fare trattamenti adulticidi. C'è un problema di cultura, perché io mi rendo conto quando parlo con le persone dei comuni, mi dicono sì, va bene, noi andiamo a mettere le pasticche, ma la gente ci dice che non facciamo niente perché non ci vede che spruzziamo. Questa è una cosa che è una cultura che piano piano va modificata assolutamente. Va bene, grazie. Prego. Scusi, quelle locandine dove potremmo, allora possiamo un attimo magari metterci d'accordo, perché sì, noi le abbiamo prodotte, tra l'altro abbiamo in questo momento un progetto con la Regione Lazio che ci potrebbe consentire anche di finanziarne la stampa, quindi ovviamente va fatto un accordo anche con l'istituto, però sicuramente possiamo organizzarci per metterli a disposizione dei medici di famiglia. Sarebbe perfetto. In realtà avevamo già un po' pensato di fare una cosa del genere, però ovviamente se c'è il supporto vostro, comunque anche in un altro modo, se invece voi pensate di fare una cosa vostra, assolutamente la nostra esperienza per aiutarvi a farla, non c'è problema, insomma. Tanto veramente i messaggi sono molto semplici, i messaggi da mandare, non è nulla di difficile. Grazie. Perfetto, grazie.